Buongiorno a tutti, Paola Pedrotti per Gara della Accessibile. Ci troviamo ad Esenzano, spiaggia Feltrinelli, una bellissima giornata e ci stiamo preparando alla seconda edizione del Tuffo delle Befane. Siamo qui ad aspettare i vari partecipanti che si cimenteranno in questa impresa, un tuffo nelle acque del lago di Garda. Oggi la temperatura si aggira sui 9 gradi e ci sono bambini, anziani, qualche temerario, il tutto all'insegna della sicurezza. Infatti c'è la partecipazione della Croce Rossa, dei bagnini certificati di X Garda Service, il tutto guidati dalla Befana di Garda Lago Accessibile. Si partirà a breve con il riscaldamento. Ci troviamo con il sindaco di Desenzano, Guido Malinverno, che ci rilascerà una dichiarazione sul tuffo delle Befane, anche un saluto ai vari partecipanti. Grazie, intanto buon anno a voi e buon anno a tutti i partecipanti. Oggi è una situazione molto particolare perché anche la persona che ha organizzato, il Marco Bottardi, è un carissimo amico, però è un'occasione anche goliardica per trovarci un po' tutti uniti assieme. Spesso siamo divisi noi in questa società, oggi è proprio un'occasione goliardica, ma che serve per stare tutti insieme e pensare ad un buon 2020. Un ringraziamento a tutti i partecipanti, perché ho visto una persona che viene dalla Toscana, quindi è già questo un onore anche per questa manifestazione alla quale abbiamo molto creduto e anche patrocinato. La temperatura ideale oggi, la giornata è bellissima, sembra fredda, ma loro sono veramente, come qui ci sono le famose scorze dure, no? In questo luogo si allenano le cosiddette scorze dure, che sono ragazzi desenzanesi di una volta. Quindi un buon 2020 a tutti e un ringraziamento particolare a Marco Bottardi per questa bellissima iniziativa che riempie il cuore di gioia per tutti noi desenzanesi. Ci troviamo adesso con Mirko Nauri di X Garda Service, che ci racconterà il patrocinio dell'associazione in questa iniziativa. Ah, buongiorno a tutti, ciao. E che dire, siamo arrivati alla seconda edizione. L'anno scorso è stata un po' più, diciamo, arrangiata, quest'anno siamo organizzati un po' meglio. E l'iniziativa nasce appunto da Garda Lago Accessibile, che noi appoggiamo in tutti i fronti praticamente, e siamo qua appunto a supportare Masso in questa iniziativa. Dal punto di vista della sicurezza è molto importante, perché noi lavoriamo nelle strutture turistiche dando servizio di assistenza bagnanti, e con Masso abbiamo creato un corso che è operatori turistici preparati alla gestione, accoglienza e persone ad alta mobilità. Il lago perché? Perché c'è l'acqua per le persone con disabilità è molto importante, perché è a gravità zero, quindi è senza barriere. Il lago è bello tutto l'anno, ringraziamo questa giornata di sole che ci ha aiutato molto oggi, perché se c'era la pioggia sarebbe stato un po' più difficile. E quindi, che dire, dai, iniziamo, andiamo a fare la corsettina e ci prepariamo, dai. Tu sei in maniche corte, quindi sì. sei già nell'atmosfera. Siamo perfetti, sì. Abbiamo l'onore di avere qui con noi Virginia Tortella, la rana del Garda, che si sta preparando al tuffo. Esatto, sì, l'onore è per me, perché sono molto felice di affiancare Marco in questa occasione, perché trovo che sensibilizzare le persone sulla possibilità di accedere in qualunque parte del lago al lago sia meraviglioso. Considerato che io passo la maggior parte delle mie ore nell'acqua, ne passo 6-7 al giorno, è normale che tutti possano avere questo privilegio. Ecco perché lo serve. E Virginia si sta preparando a delle nuove imprese per il 2020, ce le vuoi anticipare? Assolutamente sì, e diciamo che la chiusura di questo progetto, che porto avanti da 2 anni, è cominciato nel 2018 e mi ha visto attraversare il lago di Garda nel punto più largo, aggiungendo un altri 10 km. Il punto più largo è Padenghe e Lazise, poi da Lazise sono arrivata a Peschiera per un totale di 30 km in 15 ore e 40. Poi nel 2019 ho attraversato altri 4 laghi italiani per portare anche dalle altre parti e in altre regioni chiaramente questo progetto di solidarietà, e quest'anno mi vedrò attraversare prima Venezia, il Canal Grande a maggio, e poi al 2/10/2020 attraverserò il lago di Garda per il lungo a stile rana. Ecco, la particolarità è sempre quella, è la rana del Garda, che diventa una performance unica al mondo, perché non c'è nessuno che lo fa. Capisco anche perché, però. Siamo con Marco Bottardi, decisamente l'organizzatore del Tuffo delle Befane. Ebbene sì, sono proprio io. Per l'ennesima volta mi sono inventato qualche cosina legato al patrimonio UNESCO e che mi piace definire il mio paradiso. Io sono in sede rotelle da 9 anni, in seguito a un incidente stradale,
ho ritrovato la voglia di vivere, la gioia di nuotare col mio lago di Garda, partendo da questa spiaggetta che è la mitica spiaggetta dei Feltrinelli, insieme al team Triathlon Scorze Ruvide, che 9 anni fa praticamente mi hanno preso per mano e mi hanno fatto capire che la vita poteva ancora proseguire partendo da questa spiaggetta, liberandomi nelle acque cristalline del mio lago di Garda, dal mio paese che è appunto Desenzano del Garda, dove sono nato 46 anni fa. E la tua associazione Garda Lago Accessibile è decisamente in prima fila per questa iniziativa. Sì, 9 anni fa mi sono dato da fare cercando di capire come era possibile abbattere le barriere mentali, perché ricordatevi che se io trovo dissipati qui e là dei gradini o dove comunque ci sono degli accessi che non sono completamente accessibili, sono le barriere mentali di chi comunque li lascia depositati e non cerca di far capire come toglierli. Quindi cosa ho pensato di fare? Dato che non è il mio lavoro andare in giro con il martello pneumatico, è fondamentale a mio parere, a nostro parere, un censimento territoriale, appunto attraverso Garda Lago Accessibile, che si preoccupa, oltre che il reinserimento sociosportivo di tutti gli individui a ridotta mobilità che devono riapprocciarsi nella vita attraverso lo sport, ma anche quotidianamente nelle cose di tutti i giorni. Quindi un censimento territoriale di tutto il lago di Garda e non solo, per farci capire praticamente dove possiamo andare e se troviamo dei gradini dissipati qui e là, perché comunque è patrimonio dell'UNESCO e ci sono dei vincoli strutturali, certificheranno il personale dei ristoranti e degli alberghi nell'accoglienza e gestione delle persone a ridotta mobilità. Siamo qui qualche minuto prima del riscaldamento con alcuni dei partecipanti. Impressioni su questo tuffo delle Befane? Sono molto teso più che altro per il mio amico di Egitto. Sì, fa freddo abbastanza, siamo pronti però, carichi. Tu da dove arrivi? Colombia. Sì. Ed è la tua prima edizione? Sì, prima esperienza, però ci sta, dai. I nostri impavidi tuffatori sono pronti ad immergersi. Vediamo una maggioranza di uomini, 2 bimbi, come già commentato, la rana del Garda. Ah, vediamo anche una ragazza che si avvicina. E la rana è in prima fila. Ed è lei la prima ad entrare in acqua. La rana si prepara ad entrare gradualmente, un po' alla volta, ed ora tutti pronti per il tuffo. Eccoli. Sono una trentina le persone che sono entrate, stanno già nuotando, tutti carichi, l'entusiasmo. I primi cominciano ad uscire, la rana si spinge più a largo e molti si stanno trattenendo in acqua, quindi forse la temperatura di 9 gradi non è stata così terribile. C'è chi si trattiene ancora qualche minuto, chi si rituffa addirittura, qualcuno si è spinto un po' più a largo. Pronti i bagnini di X Garda Service. Si inizia ad uscire. C'è chi chiede addirittura il bis e si prepara un secondo tuffo. Pronti per il secondo tuffo, quindi l'acqua è proprio piaciuta questa volta. Assessore Francesca Cerini, che non si è tuffata ma sicuramente ha 2 parole da dire ai nostri partecipanti. Io volevo fare i miei complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato oggi a questo evento. Le nostre acque oggi sono sicuramente bellissime ma freddissime. Partecipo quindi in qualità di Befana, quello assolutamente lo posso fare, con grande orgoglio anche, grazie. Grazie. Ci troviamo con il signor Cordini, un'icona di Desenzano, in particolare per quanto riguarda il nuoto, ci racconta la sua storia. Sono stato campione italiano, l'unico bresciano che ha vinto la Coppa Scarioni,
nel 53 a Genova. E dopo che vuoi dire? Beh, lei nuotava con Bud Spencer, mi hanno raccontato. Ho nuotato contro Bud Spencer, Adam mio bulloso. Ho nuotato contro Bud Spencer, ma tanti romani, ma tanti, Lazari, tutti i nuotatori degli anni 50. Ed è venuto stamattina, ha fatto il tuffo? No, adesso fa freddo, ho 82 anni messo. Complimenti, grazie. Siamo al momento delle premiazioni. I più giovani sono una coppia di gemellini, Nicola ed Elisabetta da Villanuova sul Clisi, classe 2010. Poi abbiamo un ragazzo direttamente da Firenze, Filippo. E poi ancora quest'anno vince il signor Marino come il più temerario e il più anziano, che anche quest'anno è qui a partecipare. L'evento si è svolto alla presenza di bagnini con brevetto per salvataggio in fiumi, laghi e mari muniti di defibrillatore e di tavola Rescue SUP con operatori certificati BLSD. L'evento è a cura di X-Garda Service, agenzia leader nel settore del servizio di assistenza ai bagnanti nelle strutture turistiche del lago di Garda, in collaborazione con l'Handicapped Scuba Association e FISA Lombardia, Federazione Italiana di Salvamento Acquatico. Yeah.